Ogni tanto qualcuno mi chiede su quali testi studiare per diventare un terapeuta breve e io mi trovo in profondo imbarazzo. Questo perché a me sembra che sono dozzine i libri che mi hanno permesso di accedere a delle chiavi importanti nella terapia breve. Però possiamo magari andare a identificare qualche libro interessante, magari scegliamone soltanto 4 per semplificare ancora di più il lavoro. Scegliamo soltanto libri in italiano che potrei consigliare per avviarsi e diventare un terapeuta breve. Prima di tutto, Terapie non comuni di Jay Haley. Questo è il libro che permise a Milton Erickson di essere conosciuto in tutto il mondo come terapeuta innovativo ed eccezionale e che ispirò moltissimi terapeuti brevi e molte correnti di terapie brevi. Haley espone il concetto di ciclo di vita della famiglia e mostra Milton Erickson all'opera in diverse situazioni, in diverse fasi della vita della persona, nella creazione della coppia, nel distacco dai genitori, nel diventare anziani e così via. È anche il libro che introduce per la prima volta il termine di terapia strategica che, secondo Jay Haley, è quella in cui il terapeuta mantiene l'iniziativa in tutto quello che si verifica nel corso della terapia ed elabora una tecnica particolare per ogni singolo problema. È molto semplice e narrativo a una prima lettura, però ha una potenza evocativa e di spiegazione incredibile. Un altro libro è Psicoterapie brevi di Michael Hoyt, che è appena uscito per la collana Brief Therapies di Cisu Editore, di cui sono direttore. Ovviamente curando la collana è facile pensare che io stia promuovendo questo libro e di fatto lo sto facendo, però devo dire che effettivamente è un libro fondamentale per chi vuole approfondire le terapie brevi. Questo perché Michael è uno dei più importanti esperti internazionali di terapie brevi, al plurale. Ha scritto decine di libri sull'argomento, ha ricevuto anche diversi premi ed è stato in contatto con la quasi totalità dei più importanti terapeuti brevi internazionali, quindi ha senso citare il suo libro. In queste pagine hai una completa panoramica delle più importanti forme di terapie brevi che esistano, quelle psicodinamiche, quelle strategiche, quelle breve centrate sulla soluzione e così via. Vengono spiegati dei punti essenziali, soprattutto ti permette di capire proprio come ragiona, come lavora un terapeuta breve. È molto interessante, penso che poi ci dedicherò un video appositamente. Un altro libro eccellente per me è Terapia breve strategica, una curatela di Paul Watzlawick e Giorgio Nardone. Il nome non gli rende giustizia perché oggi con terapia breve strategica si identifica il modello di Giorgio Nardone. Invece all'interno di questo libro ci sono i contributi di diversi terapeuti brevi, di diverse afferenze, diversi approcci, che spiegano il loro modo particolare di declinare la terapia breve. Però l'ho letto e riletto più e più volte e lo trovo sempre eccezionale e veramente ispirante. Da una parte c'è una corposa parte teorica che ti permette di avere un'idea del costruttivismo radicale, che è l'epistemologia alla base di molte terapie brevi. È una visione della psicoterapia che al tempo mi scosse incredibilmente e che oggi veramente fa parte del mio modo di vedere la terapia, la psicopatologia e la realtà in generale. La parte tecnica poi vede i contributi e gli esempi, le idee e le tecniche di diversi terapeuti brevi, tra cui anche gli autori, che danno delle suggestioni molto interessanti su come lavorare in terapia breve. Veramente uno dei miei libri preferiti. E di nuovo non possiamo non citare Milton Erickson con Tecniche di suggestione ipnotica, scritto da lui, da Ernest Rossi e da Sheila Rossi. In realtà non è stato proprio scritto da lui, perché Erickson non ha mai scritto un libro in vita sua, se non sbaglio, forse uno, forse. E erano più che altro i suoi allievi che andavano da lui, studiavano il modo di lavorare e poi scrivevano dei testi a suo nome, ovviamente, perché c'era anche lui in mezzo. Nelle terapie brevi l'aspetto comunicativo è sempre molto importante e preeminente e ancora una volta molto è dato proprio dall'opera e dal lavoro di Milton Erickson. In questo libro c'è quasi una vivisezione di quello che fa Erickson. È un libro in cui c'è un'intera induzione fatta da Erickson e Rossi la analizza dettagliatamente, quasi ogni parola, ogni frase, andando a chiedere in un'intervista successiva con lui, che appunto c'è qui dentro, che cosa abbia fatto in quel momento, che tecnica utilizzava, qual era il principio. Veramente eccezionale, non facile, ma eccezionale per migliorare le proprie capacità comunicative in terapia. Ho pensato a tanti altri libri che si possono citare, come Paradosso e Controparadosso dell'innovativo gruppo di Milano, o Terapie apparentemente magiche di Matteo Rampin, dove analizza in modo molto interessante la comunicazione terapeutica, o ancora Change di Watzlawick e colleghi, dove si parla della terapia strategica modello MRI,
o i pochi libri in italiano sulla terapia breve centrata sulla soluzione. Comunque sia, credo che questi quattro possano essere un buon punto di inizio, per me sono stati sicuramente un tassello fondamentale. Mi farebbe piacere se tu ne hai altri da consigliare, se hai altro che secondo te è una lettura interessante, volessi parlarne qui sotto nei commenti, dire un pochino quelli che sono secondo te dei libri fondamentali, perché paradossalmente la bibliografia in terapia breve non è affatto breve.